Mondo 125 su Panzer Corps. Eccoci qua col terzo episodio del nostro tutorial. Questo l'avevamo già letto nello scorso episodio. Procediamo e continuiamo il tutorial e vediamo cosa ci dirà il nostro Herr Generalen. Based on your performance, we have decided to accelerate your training. Expect no special treatment. You will be pushed harder than ever. Your next mission is to occupy the cities currently controlled by your blue team opponent northeast of your forces. Do not be fooled by the relatively short distance to your objectives. The rugged terrain weighs heavily in favor of your enemy, especially the river that separates you from your final objective. In order to help you deal with this natural obstacle, a bridging unit has been made available to you. These combat engineers can deploy a temporary bridge over any river hex they are located in, allowing your units to easily cross without undertaking the dangerous and time-consuming task of fording the river. Lastly, you will notice there are several cities that are not your primary objective. Securing these locations is important, as it will provide you with the wealth of bonus prestige and deny your enemy possible staging grounds for counterattack. Remember that your primary objectives are required for completion of the mission, but capturing other locations may aid in your ultimate goal. Ok, ci ha spiegato, mentre siamo nel 7 aprile del 39, ci avviciniamo alla guerra, ci ha spiegato brevemente quale sarà l'obiettivo di questo tutorial, ovvero imparare a gestire vari obiettivi e a superare, a guadare i fiumi. In pratica adesso vedremo nella mappa, ci sono delle città che non sono segnate come obiettivo principale, cioè non hanno la bandierina dorata, ma come ha detto il signorino qua, Herr Generalen, potremmo decidere di abbandonarle, quindi dire andiamo dritti, andiamo verso Mosca, andiamo avanti, conquistiamo quello che dobbiamo conquistare e lasciamocene indietro. Solo che queste unità lasciate alle spalle potrebbero poi causarci problemi successivamente, quindi in teoria dobbiamo riuscire a capire quando e come attaccare queste città che non sono, diciamo, fondamentali per i nostri war goal, e se lasciarci alle spalle quando conquistarle. I fiumi, il guadare i fiumi l'ha spiegato molto semplicemente ed è molto easy. Ci saranno delle divisioni, immagino, che ho già visto, che ci permettono di creare dei ponti temporanei, come se avete visto qualche documentario o qualche filmato sulla Seconda Guerra Mondiale. Era pieno di ingegneri che riuscivano a costruire zatter su cui far passare esercito e poi successivamente anche carri armati, quindi, ma è dai tempi dei romani che si fa, quindi non è una cosa nuova. Come al solito, il tempo è poi sereno, 5 turni di vantaggio, 5 turni di rimanenti, quindi abbiamo 18 turni, dobbiamo finire questo a... Cos'è? Eccolo qua, Brooken Pioneer. Stavo contando i turni e poi ho detto, cavolo, cos'è sta roba? 12 turni dobbiamo metterci. Brooken Pioneer è questo qua esattamente, qua vedete le scialuppe, le zattere. Tanto che mi è arrivato un messaggio, scusate, abbiamo il nuovo Brooken Pioneer. Abbiamo Panzer II Ausf-C e poi il Pack 36, che sinceramente il bussaporte, il battiporte, non è che mi interessi più di tanto. Comunque siamo di nuovo nella fase di deployment. Come la scorsa volta abbiamo 10 unità da deployare. Bene. Bene, soprattutto ce lo dà anche lui il Book Pioniere, quindi non è un'unità che mi fa impazzire. Allora, l'artiglieria non ha subito danni. La scout car la rimpiazziamo normale. Car armata abbiamo detto di no. Questi li teniamo al massimo. E tutti gli altri, questo qua va subito un po' di danni. Quanta esperienza ha? 113. Scenderebbe 80. Non utilizziamo i rinforzi premium. Paga. Allora, hanno tutti. Vediamo se si può upgradare l'artiglieria. No, non si può. Non c'è nessun livello superiore di artiglieria. Overstrength. This unit has earned some experience stars from previous battle. Now is able to overstrengthen. Cioè, incrementare la sua potenza superiore a quello che è il normal limite. Unit acquisisce una stella per ogni 100 punti di esperienza. And for each star can be di un punto. Ah, può arrivare a 11, ok. Only one point, not one strength point cost more than ordinary replacement, but 2 point strong and resistant. Ok, praticamente questo nostro Panzer, oltre ad upgradarlo in un Panzer 2C, upgrades,
Quindi abbiamo upgradato questo nostro Panzer 1 in un Panzer 2. Possiamo Strength più 1, ci costa meno 19 di prestigio. Ed è di livello. Anche questo a quanto pare la possiamo farlo. Esatto, anche questo. Queste qua no. Quindi quando la stellina qua è dorata completa possiamo aumentare. Andiamo adesso a comprare un po' di unità. Abbiamo Grenadier, Tank, abbiamo i Panzer 2C. Recon anti-tank, no grazie. Abbiamo un'altra unità di artiglieria che la compro perché è molto utile. Unit in reserve 10. Abbiamo 1, 2, 3. Upgraderei lui in un granatiere. Upgrades. Anche se vorrei vedere a paragone. Ad esempio, seleziono questa. Seleziono questa. I granatieri hanno meno munizioni, ma hanno sicuramente dei bonus diversi. Andiamo a vedere questi bonus brevemente. Ecco, vedete, noi abbiamo selezionato i granatieri. Sono meglio in teoria la Wehrmacht Infantry. No, vedete, tutte le statistiche di combattimento sono inferiori. A parte il costo e il movimento. Però tanto noi abbiamo i camioncini. Quindi i granatieri sono meglio nel combattimento. Quindi ovviamente sono diciamo mostrati come... Upgradiamo anche questo... Qua in un Panzer 2C, upgrades. E poi comprei l'antitank. Vogliamo comprare davvero un anticarro. Non abbiamo fighter, non abbiamo nulla. Mi comprei un altro granatiere. Anzi, compro un altro Panzer 2C. Così abbiamo 4 Panzer 2C. Allora, buttiamo dentro i nostri Grenadiers. Hans van Grenadier, andai. Anche questi no, questi qua lasciamoli come Wehrmacht Infantry. Abbiamo ancora da deployare 7 divisioni, mettiamole giù le due unità di artiglieria. Artillerie! Poi mettiamo giù i nostri Panzer, la nostra Scout Car. Il nostro, per farlo ancora più, 3 unità abbiamo da mettere, quindi metterei un'unità di fanteria, lascerei fuori un'unità di fanteria e metterei i carri. Ok. Anche se abbiamo solo 3 divisioni di fanti, 4 divisioni di fanti. Lascerei a casa un carro, l'abbiamo comprato inutilmente, ma fa lo stesso. Ok, va bene così. End turn. Victory condition. Ok, dobbiamo... Come avevo detto, vedete? Queste bandierine qua sono quelle che noi necessitiamo per vincere. Queste bandierine dorate. Tutti questi altri obiettivi, sì, sono importanti perché ci danno prestigio. E possiamo usarli come forward points di resupply, cioè possiamo resupplyarci sul campo di battaglia. Com'è questo carro armato? Oh, mi sono dimenticato di... Scheiße. Di rifillarlo. Vabbè, fa lo stesso comunque. Direi di andare a prendere questa città. Muoverei la nostra scout car per far... Ok, tutti muovi lì. I nostri carri gli facciamo fare un bel blitzkrieg. Azzo, qua ci siamo dimenticati di comprargli il camion. Ho fatto la cazzata, vedete, mi sono dimenticato. Ok. Tutti muovi lì. Vedete, le cazzate si fanno e in teoria si pagano. Mentre qua vorrei fare una manovra di questo tipo, quindi muoviamo. Ok, questo c'ha il camion, perfetto. Muoviamolo lì. Ok, vorrei spostare questo qua per fargli comprare il camion nel prossimo turno. Quindi ok, finiamo il turno. Si è spostata una divisione. Ok, c'è un'unità di carri fuori città. Fuori città. A sto punto però potremmo far così. Artillerie! House! Attacchiamo questi e li eliminiamo con i granatieri. Perfetto. E la nostra Wehrmacht conquista. Perfetto, esperienza gratis. C'è un Panzer 2!
Panzerkampfwagen. Ok, adesso questa unità qua può essere upgradata. Nel prossimo turno, non in questo comunque. Abbiamo comprato un'unità d'artiglieria che useremo male o non lo useremo proprio. Allora, muoviamo la scout car qua, così riusciamo a vedere se c'è qualcos'altro. Possiamo muovere l'artiglieria in avanti. Ok, poi i carri li facciamo avanzare. Abbiamo l'artiglieria lì a protezione. Possiamo attaccare questi. Meno 6, wow. Meno 1, wow, non pensavo facessero così bene. Perfetto, li abbiamo conquistati. Perfetto, finiamo il turno. Ricordiamo che abbiamo... bastardo. Aia. Aiaiai, quella lì. In teoria se io muovo il battiporte, bussaporte del pack 36. Pensavo. Perfetto, abbiamo attaccato dalla città così da avere il bonus. Artiglieria, Angreifen, Angreifen artiglieria. Ah, quell'artiglieria di merda, ancora lì che spara. Ah, ci ha fatto 2 di danni lui e noi nulla. Muoviamo i carri in avanti. L'artiglieria può sparare, boom. Ah, questo non ci voleva. Però meno 4 e gli facciamo parecchio danno, loro meno 2, va bene così. Vedete che può sparare come ci ricordiamo la scorsa volta. Però i nostri granatieri sono davvero stupendi. Posso upgradare finalmente, compagli il camioncino, upgrades. E non posso farlo muovere perché ci vuole un turno. Io direi di guardare il fiume in questa posizione sperando non ci sia nessuno e ci è andata bene. Mentre questi si occupano del carro sperando che riuscirà a fare un po' di danni. Meno 3 è perfetto. Questi hanno già attaccato, c'è la scout car. Abbiamo già preso un obiettivo, ottimo, abbiamo preso già un obiettivo. Non mi sembra il caso di attaccare... No, questi li muoverei solo qua. Ok, finiamo il turno. Aia! Non mi ha fatto danno, strano, solitamente c'è... Aia, quell'unità lì. Elite Reinforcement, abbiamo usato parecchi, però almeno... Va a cagare, muori. Schweine! L'artiglieria ci sta creando parecchi problemi. Non gli abbiamo fatto danno, che sfiga. Ok, abbiamo preso l'artiglieria completamente di sorpresa. Ah, che palle che non posso, però secondo me si può muoversi così, perfetto. L'artiglieria la facciamo muovere nei boschi e dai boschi... Attacchiamo con i granatieri, visto che sono soppressi adesso. Ok, ce l'abbiamo fatto un po' di danno. Ottimo, la scout car. Qua c'è il fiume, però possiamo muoverla qua. Ed eliminare l'artiglieria, così almeno se ne va a quel paese. Battiporte. Tu non sei mio, non spreco, non sprechiamo. Wow, guardate il bonus che dà la strada con i camion. Possiamo muoverci praticamente fino alla linea del fronte con i camion, quindi praticamente è stata una mossa intelligente. Riuscire a... Target not captured.
Vabbè, questo l'abbiamo già visto, bisogna dargli un turno per catturarlo. Rinforziamo questa divisione che è abbastanza debole. Questi li abbiamo eliminati così. Azzo, lì c'è l'artiglieria. Guardate qua, guardate i book pionieri qua, della quanto ci danno di bonus. Ok, non dovrebbero essere in grado di attaccarci. Okay, muoviamo l'artiglieria qua. Però prima vorrei muovere Rivers. Your unit is standing on a river, su un esagono che rappresenta un fiume. Questo è veramente pericoloso. Questo è un posto pericoloso da attaccare. To attack from or defend on. È un posto difficile da attaccare e da difendere. Ci sono penalità severe, quindi pesanti, sia per chi sia per chi attacca che per chi ha difende. Questo mette, no, there are penalties both to unit attack and defense ratings. Ah, praticamente difendersi anche durante l'attacco. Ok, this makes rende i fiumi davvero utili for defense units. Standing right behind the river will be much more difficult to attack. Quindi ok, avevo capito bene. Quindi stare alle spalle di un fiume dà dei bonus ai difensori. Quando il fiume diventa frozen non ci sarà più penalità per chi attacca, perché ovviamente il fiume è agghiacciato e si può. Volevo vedere se ci dava indicazione dei malus. Effective attack. Eccolo qua. Target on the river più 4. Ground defense più 2, più 4, più meno 3. Cioè praticamente hanno una difesa effective defense 7. Ragazzi, hanno un effective defense 7 dovuto al. Ok, close. Muoviamo per i nostri carri in avanti. Dobbiamo cercare di muoverli da qua a girare. Siamo a 5 turni, ne abbiamo ancora 7. Ah, bastarda l'artiglieria. Minchia, avete visto che danno. Porca troia. Facciamo ripiegare la nostra scout. Ok. Abbiamo guardato il fiume. Però secondo me questa qua è un'artiglieria. Possiamo comunque fargli parecchio danno. Esatto. Ci hanno tolto uno, ma. Okay, possiamo muovere l'artiglieria in quella posizione. Minchia, siamo sul fiume comunque, guarda. Gli abbiamo fatto un'imboscata, ottimo. Ambush, bitch! Aia, 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 aia. Ritirati. Wow, il Panzer 2 si rivela essere utile. Tu ti devi ritirare. Tu ti devi rifillare. Esperienza, diamogli l'elite, visto che sono i nostri. Anche tu, turno dopo. Artiglieria Angreifen! Muoviamo i nostri granatieri in posizione. Sono heavily suppressed. Wow. Suppression 5. 5 di 6, quindi sono soppressi. Wow. No, si sono mossi col camion. Merda. Puta merda. Non pensavo ci fosse il camion lì. Vabbè, questi sono morti. Ciao. Vediamo se abbiamo fortuna o se siamo sfortunati. Aia. Ah, anche Rugged Defense. Minchia, meno 5.
Comincia a essere tosto, avete capito perché dicevo che era tosto? Stoneback Pioneer. Ok, finiamo il turno. Aia. Questi ci fanno male questi, ci fanno malissimo, aiaiai. Ci hanno fatto male. Non abbiamo giocato molto bene. Ancora artiglieria. Sono soppressi però anche se hanno dei bonus. Vediamo. Aia, meno uno. Abbiamo ancora l'artiglieria che può sparare. Fire! Oh, questi hanno poche munizioni. Vai, godo. E si gode, si gode. Si gode, si vince, così la vita è bella perché hanno finito le munizioni. Ta-ta. Ti devi ritirare immediatamente. Stessa cosa, no, tu non sei mio, non mi interessa, puoi anche morire. End of turn. Questa muore. Vabbè, non è nelle nostre, quindi non ci interessa. Quello ci interessa un po' di più. Comunque abbiamo vinto, avete visto? Abbiamo ovviamente guadagnato meno prestigio di quello che potevamo, perché alcuni obiettivi non li abbiamo presi. Però abbiamo vinto nei turni decisivi. Quindi abbiamo capito un po' come funzionano i fiume. Avete visto i bonus e i malus che danno. Avete visto cosa servono i Book Pionier per fare sì da per poter circondare, comunque poter aggirare le penalità da movimento dei fiumi. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto come gli altri. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao!